Gentili ascoltatori, buongiorno, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV in collaborazione a Reti Unificate con SARS Web Network di Treviso per le prime notizie della domenica mattina. In primo piano è di almeno un morto, ma il numero delle vittime potrebbe aumentare e di sei operai gravemente ustionati il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato stamattina in una fabbrica a Prato. Le fiamme si sono sviluppate in un fabbricato dove ha sede una ditta, sembra gestita da cittadini cinesi alla periferia della città. Ed ora abbiamo una notizia che ha del singolare. La Camusso dice sarebbe serio rimettere l'IMU. L'unica cosa seria sarebbe rimettere l'IMU, così Susanna Camusso, leader della CGIL sul decreto IMU del governo. Che serietà ha un paese in calza che in pochi anni toglie e mette l'IMU sei volte? Poi ribadisce le critiche alla legge di stabilità. Non dà le risposte necessarie al paese. Non si può continuare a rinviare le scelte. E rincara ancora la Camusso dicendo: si sbaglia a denunciare una ripresa che non c'è quando non ci sono risposte sul lavoro. Preoccupa anche la finanziarizzazione della Banca d'Italia, pericolo per l'assetto delle nostre istituzioni. Sulla patrimoniale, la CGIL l'ha proposta in tempi non sospetti. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 della scala Richter si è verificata in provincia di Rieti ieri sera alle 20:13, seguita da una più lieve di 2.1 alle 20:39, ipocentro intorno agli 11-12 km. La scossa è stata chiaramente avvertita anche in diverse zone dell'Umbria. Segnalazioni sono arrivate da Terni, Norcia, Spoleto, Foligno. Testimoni riferiscono di un boato. Non si registrano danni a persone o cose. Sono in corso verifiche della Protezione Civile. Veniamo ora al forte maltempo. Il maltempo che insiste in modo particolare al sud, su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, da domani mattina coinvolgerà anche le restanti regioni centro-meridionali con precipitazioni e forti venti. Precipitazioni da sparse a diffuse sono previste anche sulla Sardegna orientale, colpita dall'alluvione la scorsa settimana. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, precisando che si intensificheranno i venti su gran parte del paese. Allerta per Lazio da stamattina per 24-36 ore, previsti venti di burrasca e mareggiate. Ritorniamo all'estero. Fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.3 al largo delle isole Barat nel sud dell'arcipelago orientale indonesiano delle Molucche. Non si hanno notizie di danni a persone o cose, né è stato diramato alcun allarme tsunami. Secondo i rilevamenti dell'Osservatorio geologico statunitense, USGS, il sisma ha avuto epicentro nelle vicinanze dell'isola di Damar. L'ipocentro è stato calcolato a 10 km di profondità. Un secondo movimento tellurico di magnitudo 6.2 è stato registrato sull'isola di Sumatra. L'epicentro è stato individuato nell'Oceano Indiano, 260 km ad ovest della città di Siborca. Ed ora veniamo ad una notizia di sport, una notizia triste. Doriano Romboni, ricoverato all'ospedale di Santa Maria Goretti di Latina dopo l'incidente avvenuto all'ora di pranzo durante il Sick Day, evento in memoria di Marco Simoncelli, è morto in seguito alle ferite riportate nello schianto. Il centauro di Lerici era arrivato in condizioni disperate ed era stato subito riportato in rianimazione con edema cerebrale e varie fratture. Romboni aveva perso il controllo scusate, all'uscita di una curva e mentre era ancora aggrappato alla moto è stato investito da un altro concorrente. Inutile l'intervento dell'eliambulanza, lo ricordiamo, aveva 44 anni. Ed ora diamo uno sguardo rapidamente alla home page della nostra testata giornalistica online, pinetaoggitv.net, dunque il richiamo del nostro notiziario, seguire Pineta Oggi Report, il nostro settimanale di approfondimento giornalistico, curato dal sottoscritto, che questa volta vede un'intervista ad Irina Zaline, artista, in occasione di una sua mostra. C'è anche la partecipazione di Dominika Zamara, la nota soprano, che ogni tanto appunto intervistiamo. Dunque, a seguire il notiziario verde di Andrea Zanoni, praticamente la raccolta di tutti i comunicati stampa, le varie iniziative
di Atresanoni, che ricordo è ambientalista ed europarlamentare e sta lavorando veramente in modo consistente per quanto riguarda la difesa del nostro territorio. Poi a proposito di questo c'è un comunicato stampa che emerge in primo piano, Mercurio nella falda trevigiana, e qui appunto Andresano vi spiega, vi invito ad andare a leggere, notizie confortanti come sentite, una peggio dell'altra. Poi abbiamo Montepulciano Informa per quanto riguarda un'iniziativa che si è svolta nella giornata di ieri, siamo anche molto seguiti in quella zona grazie all'irradiazione del segnale di Telidea di Chinciano Terme che ci mette in onda i nostri settimanali da parecchio tempo. Poi andando giù con la homepage abbiamo un'altra edizione di Pineta Oggi Reporte, dove praticamente c'è un incontro con Walter Carbone, che è un noto presentatore televisivo che rappresenta un po' qual è stata la televisione di ieri e la televisione di oggi, alla luce anche delle nuove tecnologie, quindi ci spiega un pochettino anche, ci dà anche un po' anche la sua opinione su queste nuove tecnologie. Poi a seguire ancora, Pianeta Oggi Report, dedicato questa volta all'energia della morte, cioè al pericolo delle centrali atomiche che possono rappresentare pericolo molto, molto serio che possono rappresentare per tutto il nostro pianeta in caso di incidente nucleare. Qui ci sono varie opinioni, tra cui ricordiamo Giulietto Chiesa, europarlamentare, giornalista e anche Michele Buono, che è autore della nota trasmissione Repo. Dopo c'è anche Ale Zanotelli, eccetera. Si prosegue, ci sono degli editoriali relativi al processo Stato-mafia che è di attualità. Poi, a proposito, ecco, di centrali atomiche, Fukushima, silenzio dei media, però le fuoriuscite radioattive proseguono. Abbiamo l'Oceano Pacifico che è praticamente, gran parte di esso è contaminato. Infine, concludiamo con uno speciale dedicato all'anniversario dell'uccisione di John Kennedy, con un'intervista molto interessante al giornalista storico Gianni Bisiak, intervista realizzata da Giorgio Bongiovanni, direttore della testata giornalistica online antimafia2000.com. Vediamo se sono delle ultime ore. No, non c'è nessun altro aggiornamento delle notizie. Direi di chiudere qui questo notiziario della domenica mattina. Pianeta Oggi notizie che ricordo che prossimamente avranno una nuova versione, un'altra dimensione in Necomundo 2000. È tutto dunque, in lettura in studio di Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione, a linea che ritorna nuovamente alla programmazione in rete di Sito Web Network di Treviso. Buongiorno.